Ciao ragazzi, oggi farò un riassuntino dei livelli di Ok, perché visto che non mi ricordo dove eravamo andati a finire e poi ho spiegato molto male, ricominciamo. Iniziamo il livello 1. Ciao ragazzi. Il gioco, come posso spiegare, ha una grafica, diciamo, cicciotta. Sì, Mario è di una grossezza impressionante. Forse in questi anni è ingrassato. Si vede meglio del vecchio Super Mario 1, quello per Nintendo DS. Sì, perché in quello intanto le armi erano bruttissime. E poi i pixel si vedevano troppo. Mario sembrava un quadrato, quasi quasi. Invece qua di meno. Oh, non riesco a prendere quei soldi. Oh, finalmente. No. Oh, vabbè, buonanotte. Ciao. Cioè, lo scopo del gioco praticamente non è salvare la principessa. Ovviamente sì, certo che è ovvio che si deve salvare la principessa. In verità le origini di Super Mario praticamente era una donna. Che non so chi doveva salvare, ma doveva salvare un maschio. E mi pare che il maschio era proprio Mario. E poi, praticamente questa qua, delle origini di Mario, è la cugina di Mario Luigi. I due fratelli, italiani soprattutto, cioè. Non capisco, il cartone animato dice che sono di Brooklyn. Ma tutti dicono che sono italiani. E poi Mario e Luigi sono nomi italiani. Si vede. Preso Mario Cubo, infatti ho la testa abbastanza quadrata.
Penso che qui c'è l'altra stella. Sì. Qui c'è l'ultima stella. Sì. Yuhuu. Muori. No. Cavolo. Vattene. No! Vabbè, buonanotte, ciao. Quei funghi. Li odio. Ti odio. Gumba. Ok, ragazzi, nella prossima puntata faremo velocemente due volte questo livello. Due volte. Perché due volte? Perché c'è un passaggio segreto per andare da un'altra parte, non mi ricordo, prendere una stella. Perché io voglio prendere tutte e tre le stelle. Aspetta, vediamo un pochino che succede. Si vede 3D. Ah, si vede malissimo. Normale. Ok, ciao ragazzi e alla prossima puntata.